Ecco, secondo me dobbiamo prenderlo in considerazione, non solo per la Libia, ma per molti paesi. Se noi rimettiamo in discussione il modello postcoloniale, perché cadono i regimi postcoloniali, dobbiamo ricordarci anche dei confini postcoloniali, che sono confini molto spesso particolari, cioè i regimi postcoloniali hanno ereditato molti dei confini del colonialismo. In questo passaggio siamo sicuri che questi confini reggeranno così come sono stati ereditati ormai da due ere politiche fa? O avremo, e quindi la Cirenaica potrebbe, ad esempio, potrebbe essere uno degli spunti, fenomeni tipo Somalia, non perché ci sviluppiamo il caos sociale che esiste in Somalia, ma perché si possono creare attori geopolitici più piccoli che in un vuoto di potere prendono la scena. E quindi, secondo me questo è un punto che dovremmo tenere presente in molti di questi paesi. Mi avvio alla conclusione, sempre facendo ancora uno spunto sulla Libia. La situazione è molto complicata perché c'è tanto il rischio che Gheddafi non sopravviverà a questa rivolta, con tutta una serie di conseguenze, quanto il rischio che sopravviverà la rivolta a dei prezzi altissimi, a dei costi altissimi. E noi dobbiamo anche porci il problema di come si potrà eventualmente continuare a tenere le relazioni privilegiate strategiche con Gheddafi nel momento in cui sopravviverà su un paese distrutto e in preda ad una strage di tipo, diciamo, jugoslavo, come potremmo quasi immaginare. Ci sono anche questi tra gli scenari che dobbiamo immaginare. Ecco, sull'Egitto volevo dire, è importante il punto quello che è stato rilevato in questi giorni. Ad esempio, non si discute di togliere l'articolo 2 dalla Costituzione che prevede, l'Islam come religione ufficiale e la Sharia come legge. Sulla Tunisia forse è importante menzionare l'effetto Wikileaks, che è stato in gran parte sopravvalutato per tanti paesi, quello che avrebbe potuto produrre. C'è qualcuno che dice che invece per quanto riguarda la Tunisia, alcune forme di corruzione messe a nudo da Wikileaks, potrebbero avere effettivamente dato origine alla rivolta e poi al conseguente effetto domino. Ecco, allora, concludo dicendo con un messaggio, con una domanda importante. E questo secondo me è la chiave di molti problemi di sicurezza e delle relazioni internazionali. L'esportazione di un modello liberale democratico produce anche una geopolitica filo-occidentale dei paesi in cui viene esportato questo modello? Perché questo qui noi è il cuore del problema. Non siamo all'89, nell'89 quando si puntava a far cadere il muro, noi volevamo cambiare quei governi e quei regimi perché la loro postura internazionale era contro di noi, cioè erano nemici da un punto di vista internazionale, quindi le dittature interne coincidevano col fatto di essere nostri nemici. E i governi in questione non sono nostri nemici. E anzi, addirittura alcuni di quelli che sono considerati avversari dell'Occidente cercano di mettere lo zampino in queste forme di cambiamenti. Allora, siamo sicuri che la postura internazionale di questi paesi democratizzati nel breve periodo diventi utile all'Occidente e continuerà ad esistere questa logica democrazia interna, filo occidentalismo? Ecco, questa è una domanda, secondo me, a cui non può essere data risposta, però la mia conclusione, di tipo filosofico, se vogliamo, che non può essere diversamente, è che la democrazia sicuramente è un rischio che va corso. È un rischio perché non sappiamo quali canali poi apre un processo di apertura democratico. Sappiamo tutti che dalla Rivoluzione francese poi sono nate le liberal democrazie, così come è nato il comunismo, così come è nato il nazionalismo e anche il nazionalsocialismo. Tutti questi movimenti che hanno caratterizzato il Novecento hanno origine in qualche modo nei semi culturali della Rivoluzione francese. E pensiamo quanto diversi sono l'uno dall'altro. Quindi, no, questo non deve farci aver paura di costruire la democrazia in questi paesi. Ecco, l'importante è come si costruisce la democrazia. La democrazia si costruisce con
con i sassi della rivolta o con le pietre per costruire un edificio? Ecco, questo credo che sia il punto fondamentale. E il compito dell'Italia e dell'Europa in qualche modo è questo, è trasformare questi sassi in mattoni con cui costruire edifici democratici nel Mediterraneo. Grazie. Grazie dottor Quercia. Ha una semplicissima risposta alla sua domanda. Sopravviveranno i confini del colonialismo? No. Avete visto? In Sudan, e un po' a sud dell'area mediterranea, i confini del colonialismo sono già finiti. Il South Sudan, quello con capitale Giuba, è nato e sembra in un modo quasi indolore, se si può definire quasi indolore, 20 anni di guerra civile con 4 milioni di morti, ma comunque al momento è nato in modo quasi indolore. Ma torniamo a noi.